In Toscana il bosco copre metà del territorio regionale e la sua presenza ci garantisce servizi imprescindibili, regolazione del clima, del ciclo dell'acqua, conservazione della biodiversità, ma anche produzione di funghi, tartufi, frutti ed erbe spontanee, legno da opera e da energia. Il bosco è anche spazio per il tempo libero, luogo di cura ed educazione, di cultura e identità, elemento imprescindibile di un paesaggio apprezzato in tutto il mondo. Spesso però percepiamo il bosco come uno sfondo lontano, qualcosa di confuso e selvaggio mescolato nel panorama. Ci piace magari esplorarlo con qualche passeggiata nel tempo libero, ma poi, nel resto delle giornate, ce ne dimentichiamo. Ne percepiamo l'importanza, sentiamo la necessità di prendercene cura, ma spesso non sappiamo bene cosa questo significhi davvero e chi siano le persone che se ne occupano ogni giorno. Io sono Dora Cimini, sono un tecnico forestale. Sono Luca Tonarelli, sono un dottore forestale, un tecnico antincendi boschivi. Sono Maria Chiara Manetti, lavoro come ricercatrice al Centro di Ricerca Foreste e Legno del CREA. Sono Mara Fiesolani, sono responsabile di un'associazione di volontariato. Sono Elisabetta Gravano, dottore forestale per scelta, per passione. E sono un funzionario di Regione Toscana al settore foreste. Mi chiamo Venturini Michele, sono un operatore forestale. Lara Roti, dottore forestale, mi occupo anche di pianificazione forestale e di progettazione delle utilizzazioni forestali. Io sono Matteo Mazzoni e lavoro come guida ambientale ed educatore ambientale. Ho una formazione in scienze forestali e in architettura del paesaggio. Sono Isabella Ronchieri, sono laureata in scienze forestali, lavoro al Parco delle Alpi Apuane. Io sono Stefano Martini, sono il titolare di questa azienda, della CTM, dal 1987 che fa questo lavoro, il lavoro di taglio del bosco per la produzione di paleria. Il mio lavoro quindi consiste nella programmazione, progettazione e nella supervisione dei cantieri di questi interventi forestali. Dedico praticamente la totalità del tempo del lavoro al tema degli incendi, alla gestione del rischio, previsione, prevenzione, lotta attiva. Mi occupo di ricerca in campo forestale e ambientale e in particolare la mia ricerca applicata su quelle che sono le modalità di gestione sostenibili e innovative dei boschi e delle foreste del nostro paese in Italia. Mi occupo di tante cose, ma soprattutto di legislazione forestale e di tutte le attività collegate al segretariato della Rete Mediterranea delle Foreste Modello. La cosa più importante che noi facciamo nella Regione Toscana da diversi anni sono questi corsi propedeutici per la raccolta dei funghi. Abbiamo la gestione quindi completa del bosco, tutto il materiale che viene tirato fuori viene gestito come legname da opera, come paleria. Il nostro lavoro come guida ambientale appunto è quello proprio di accompagnare, di fare da interpreti tra l'ambiente naturale e l'ambiente umano e le persone, perché capiscono davvero non solo come funziona, ma perché è così importante e perché è importante prendersene cura e rispettarlo. C'è un filo che unisce questi volti a quelli delle tante altre persone che si occupano di boschi in Toscana, nei campi più disparati. Il rapporto sullo stato delle foreste, che Regione Toscana realizza dal 2005, ci racconta di più di 16.000 persone impegnate nella programmazione, nella gestione, nella conservazione, nella ricerca, nel controllo e nella valorizzazione del legno e dei prodotti non legnosi. Ambiti molto diversi che talvolta possono sembrare anche contrapposti, ma che in realtà hanno due grandi obiettivi comuni: dare valore e conservare il bosco, questa grande e preziosa risorsa che è necessaria per tutti noi. Il bosco quindi è una risorsa da conservare e proteggere, ma allo stesso tempo valorizzare anche da un punto di vista economico, per attivare quindi quelle economie circolari anche di filiera molto corta all'interno di territori che molto spesso subiscono un po' lo spopolamento. La paleria viene utilizzata per tante destinazioni, no? Qui vicino abbiamo le aziende
vitivinicole importanti, perché abbiamo qui vicino il Monte Cucco, abbiamo il Nobile di Montepulciano, abbiamo il Brunello di Montalcino. Il mio lavoro è molto importante per il semplice motivo che lavoriamo con una materia rinnovabile e possiamo dare anche un indotto nel territorio. Il bosco deve comunque continuare ad essere tale, quindi andiamo a fare delle azioni che qualche volta possono essere anche molto impattanti da tutta una serie di punti di vista, ma è anche vero che lo andiamo a fare con criteri per cui quel bosco comunque si rigenera e tra un tot di anni sarà esattamente uguale a quello che andiamo a tagliare in questo momento. Quando un bosco viene tagliato, quello per 15, 16, 18 anni non viene tagliato, però ce n'è un altro che magari ha già raggiunto l'età e quindi è ciclica la cosa. Quello che magari nella selvicoltura convenzionale è considerato un albero da abbattere, per noi invece è assolutamente da salvaguardare, come questi vecchi castagneti che sono per noi alberi habitat ricchi di biodiversità. La ricerca è importante perché permette di dare delle risposte a quelle che sono i bisogni e le necessità della società. Per questo occorre che il ricercatore sia un po' profetico e sappia guardare oltre, sappia guardare dietro quello che attualmente sono i bisogni, ma sappia capire quelli che potrebbero essere i bisogni e le necessità future della società. Il nostro percorso di studi e la nostra formazione ci porta quindi a una profonda attenzione rivolta al bosco per soddisfare le esigenze della nostra generazione senza però compromettere quelle delle generazioni future. E ogni giorno ciascuno di noi chiede, seppur inconsapevolmente, ai boschi tutta una serie di cose, ma per godere appieno dei servizi ecosistemici forestali non basta avere i boschi, che in Toscana sono tanti e sono diversificati, ma ci vogliono anche persone, donne e uomini che hanno competenze e passione e che sappiano gestirli questi boschi. E poi servono politiche che siano lungimiranti, che sappiano guardare al futuro. La Regione Toscana da anni promuove la gestione forestale sostenibile e oggi ancor di più sulla scia della strategia forestale nazionale mira a promuovere questo settore, la gestione forestale dei soprassuoli, la conservazione della biodiversità, la bioeconomia, la transizione ecologica. Sono sfide molto complesse che richiedono veramente competenze e professionalità e richiedono il lavoro di tante persone e tutti insieme si possono raggiungere gli obiettivi delineati giocando come una vera e propria grande squadra. Il lavoro di ricerca ritorni frequentemente in uno stesso posto, per cui le piante le vedi crescere, le vedi che si modificano anche se ritorni tutti gli anni e quindi alla fine assumi con l'oggetto su cui tu stai indagando, che sembra un semplice albero, ma diventa quasi un rapporto di familiarità. Sono nato nell'Appennino Pistoiese, ho avuto un babbo che ha lavorato nel Corpo Forestale dello Stato sul tema degli incendi, quindi fin da piccolo il legame con l'ambiente bosco è stato stretto. La cosa che dico sempre è che io ho imparato a camminare in bosco. E nel bosco in cui ora ho la fortuna di lavorare. Quindi quando uno lavora in questo stato d'animo non sente la fatica, quindi non sente nessun tipo di fatica, né intellettuale né fisica. Il mio rapporto al bosco è un rapporto totale, nel senso io quando sono nel bosco guardo tutto, guardo il filo d'erba, guardo la bacca, guardo funghi e guardo l'albero maestoso, io mi sento bene lì. Ma a livello personale ed emotivo è la capacità quasi di entrare in risonanza con questa risorsa, di percepire quell'insieme di relazioni e connessioni di cui anche io come essere umano ne faccio parte. Anche perché noi si viene dall'ambiente, viviamo con l'ambiente, siamo in sintonia con l'ambiente. Il bosco a me ha sempre dato, fin da quando ero piccola, tranquillità e sicurezza. Mi sembra come una madre che protegge i figli. Secondo me il bosco è uno degli ecosistemi più affascinanti. Dai profumi del legno, dalle fioriture, dai frutti. Sono belli nutrimenti dell'anima, insomma.